Buongiorno, buongiorno e bentrovati in questa edizione di eh, Mattino 6 in eh, questo martedì di eh, fine giugno 2018. Mh, troveremo chiaramente sui quotidiani locali ancora le riflessioni del dopovoto nei due eh, comuni, Teramo e Silvi, dove mh, ci sono stati turni di eh, ballottaggio con eh, le vittorie di Gianguido eh, d'Alberto a eh, Teramo per il eh, centro sinistra e di Andrea Scordella per il centrodestra a eh, Silvi. Due vittorie in eh, rimonta. Ma ci sono tanti altri fatti di eh, cronaca, un, alcune operazioni portate a termine ieri eh, sia a Pescara sia a Lanciano, arresti per eh, droga e chiaramente anche i quotidiani eh, nazionali eh, con eh, i eh, fatti eh, legati eh, chiaramente al eh, governo eh, italiano, alle eh, riflessioni eh, su alcuni fatti che vedremo nel corso di questa edizione. Iniziamo subito con la rassegna e andiamo con la prima pagina dei quotidiani locali, siamo sul centro edizione di Pescara, questo è il titolo d'apertura, estorsione ai negozianti, 5 arresti, Pescara minacce, botte alle vittime, c'è chi ha versato 30.000 euro. Poi sotto la testata lo stato dell'economia. In Abruzzo vengono create sette imprese al giorno, otto pagine con centinaia di occasioni, nuove offerte di lavoro, assunzioni dalle eh, ferrovie. E poi scendiamo e eh, vediamo di spalla ehm, eh, con i mondiali di calcio che eh, proseguono, arrivano i primi verdetti circa mh, le eh, squadre qualificate. Eh, Spagna e Portogallo avanzano con il eh, brivido nella eh, foto il eh, neociti spagnolo Hierro. A centro pagina la eh, foto notizia Sara Jane, Sara Jane Morris e eh, Antonella eh, Ruggero eh, a concerti sotto le stelle. La rassegna a Pescara dal 6 luglio al 26 di agosto. E poi alcuni richiami di cronaca a Pescara rapina in centro nell'agenzia di eh, scommesse. Scuole a Pescara, Scandalo Mense, prime denunce dei genitori. A Montesilvano eh, più sicurezza via libera a 52 eh, telecamere. I dati della eh, finanza. Un appalto pubblico su due ehm, è irregolare in Abruzzo e poi le riflessioni del dopo voto, la sconfitta del centrodestra, effetto teramo su Forza Italia, Gatti, ora lascio la eh, politica. E infine il buongiorno Abruzzo di Giuliano di Tanna, è arrivata l'estate, bere eh, molta acqua. Proseguiamo e siamo sull'edizione aquilana del centro. Storie di Coltelli, arresto e denuncia. L'Aquila 24enne preso dopo lite stradale, donna gelosa a Sulmona. E poi la fotonotizia con il Giubileo Aquilano, Dama, il Comune ci ripensa, la sceglierà il comitato. E poi ancora i richiami all'Aquila Università, primi nomi di candidati al rettorato. Ad Avezzano Castello Orsini avrà un parco tutto nuovo e all'Aquila il rugby medicina per combattere le dipendenze. Edizione di Teramo del eh, centro, l'apertura dedicata alle dichiarazioni del neo sindaco Teramano, eh, D'Alberto Bastaliti, ora si governa a Teramo, il nuovo sindaco indica le priorità, Gatti eh, lascerà mh, la eh, politica e la fotonotizia al centro è proprio dedicata a un momento di festa mh, nella notte tra eh, domenica e lunedì con il eh, neo sindaco che ehm, è accasciato e festeggia la vittoria questo scatto mh, fatto su Piazza Martiri della eh, Libertà, alle sue spalle ehm, eh, tutti eh, coloro ehm, che lo hanno eh, sostenuto nel corso della mh, campagna elettorale che festeggiano la eh, vittoria in rimonta di Dalberto su eh, Morra un finale tra l'altro ehm, è un epilogo condito da tanto fair play tra i due eh, sfidanti eh, parla il rettore eh, siamo sempre a Teramo, il rettore uscente Luciano D'Amico, Teramo è come una Ferrari con, con il freno eh, tirato e poi a Giulianova scuole lesionate slittano le riaperture. Un migrante a Roseto riconsegna il portafogli e trova lavoro. E poi l'altro comune dove si è votato al turno di ballottaggio. Scordella, Silvi vuole cambiare. Il neoletto sindaco leghista spiega così il suo successo. E vediamo la prima pagina eh, di Chieti del centro: ladri assaltano ristorante e bar. Notte di furti nel Chietino, caccia ai malviventi mh, ripresi dalle eh, telecamere. Poi ehm, a centro pagina la fotonotizia: giovane muore di infarto nel sonno, dolore a Ortona. Gaetano Cespa, 29 anni, aveva la passione del teatro. A Chieti, tassa di soggiorno. Oggi il voto tra le polemiche, poi a Pretoro la Lazzaroni si sposta a Isola, rischiano in cento. Ospedale di Ranciano va in pensione Rosanna, la prima eh, ginecologa. E ora la prima pagina del Messaggero: Abruzzo, ecco l'apertura. I negozianti denunciano il racket Pescara. Quattro membri della famiglia Rossoni sono stati arrestati per estorsione, furto e spaccio. Il generale della eh, finanza Agnello ricostruzione degli appalti post sismici, tante criticità da superare lo sport sotto la testata per il calcio pedalino neoattaccante del Pineto in serie D bomber solidale con i bambini africani, basket di A2 Norante, Roseto non cederà il titolo, eccolo qui Antonio Norante e poi in serie B calciomercato in prota e a sensio primi rinforzi del Pescara l'operazione con il Genoa è ormai alla stretta Finale. L'ex camarata vede bene Marco Pompetti, un eh, talentino eh, fatto in eh, casa. E poi di spalla Villa Torlonia rinasce grazie ai finanziamenti del masterplan. Ieri eh, l'incontro tra D'Alfonso e il sindaco De Angelis per varare eh, l'operazione. A centro pagina ecco la fotonotizia: figlio morto, chiesti eh, 2 milioni. Eh, la madre avvia la causa eh, civile a eh, Chieti, il eh, bimbo. Ehm, ehm, che è morto eh, dopo, ehm, dopo essere, eh, sei giorni dopo la nascita, in, in pratica, e ehm, ora. Avviata la causa eh, civile. Eh, in taglio medio, ancora la politica d'Alberto Sindaco, rinnovamento morra a destra, l'ora della rabbia. Teramo la svolta dopo 14 anni, tocca alle civiche di centro-sinistra e al eh, PD. Eh, poi ancora in basso artisti, Ortona piange Gaetano eh, Cespa. La prima pagina eh, della città, il quotidiano eh, della provincia di Teramo, firma civica sul Sindaco D'Alberto Idalmatilo votano in blocco in chiave anti Gattiana e non nascondono il loro appoggio eh, esterno. Ecco la foto al centro, anche in questo caso dedicata al neosindaco eh, eh, con, eh, con il titolo Modello Gianguido. Il sindaco Dalberto manda in minoranza il centro-destra dopo 14 eh, anni. Poi sotto la testata Crognaleto, maresciallo nei guai, eh, anche per concussione ed era già processo per truffa. Martinsicura arrestata la eh, coppia dello spaccio d'eroina Giulianova con l'ananesco a settembre scuola chiusa e a Roseto degli Abruzzi strisce blu e disco orario è polemica ancora ehm, il eh, voto di domenica scorsa Silvi Scordella primo sindaco leghista d'Abruzzo eh, sul fronte centrodestra Teramo, Morra copre gatti dal fuoco eh, amico in basso giovedì la proclamazione degli eletti a Teramo la nuova giunta prevista entro il 20 di luglio e poi in basso per lo sport basket Norante nessuna fusione tra Sharks e Stella Azzurra ed ora passiamo alle notizie sul fronte nazionale attraverso le principali testate iniziando dal Corriere della Sera sbarchi tensioni nel governo voto la disfatta del PD Ora avanza Zingaretti, il centrodestra si consolida, Salvini sfida il Movimento 5 Stelle, non rispondere agli SOS in mare, il cargo Maersk attracca eh, Pozzallo. Sotto la testata, Consiglio di Stato, direttori stranieri nei musei, la sentenza della svolta. La foto notizia, le opere comparse sui muri di Parigi. Europa, la versione di Baschi. Sempre in taglio medio, paura per i dazi di Trump, giù le borse sale lo spread. Poi ancora passiamo alla la Repubblica ecco il, eh, il titolo d'apertura il tramonto delle regioni rosse pro di ora andare oltre il eh, PD, una sconfitta senza precedente le amministrative dal 2015 persi eh, 30 eh, capoluoghi e poi la fotonotizia eh, eccola qui eh, Salvini shock sui migranti non rispondere più agli SOS dopo il no della Libia agli hotspot nuovo attacco alle ONG poi a piedi pagina a Bruxelles il vero piano UE Roma riprenda i profughi usciti dall'Italia. Proseguiamo e siamo sulla prima pagina della stampa. Droga, il nuovo mercato quadruplica il numero dei ragazzi denunciati. Tossicodipendente, un carcerato su quattro. Don Mazzi, le comunità da sole non eh, bastano. Tutto questo è nel libro mh, bianco degli stupefacenti nel nostro eh, paese. E poi un richiamo di eh, politica dopo il crollo nelle città pd calenda chiede lo scioglimento i renziani si eh, perde anche senza matteo e poi eh, a centropagina eh, salvini eh, sfida macron un'area di influenza italiana nel eh, sahel proseguiamo siamo sulla prima pagina del sole 24 ore con eh, questo titolo d'apertura contratti a termine i rinnovi aumentano i eh, contributi Dell'1%, stop allo split payment da subito per i professionisti, scheda carburante prorogata, correttivi per accelerare il recupero dei crediti IVA per imprese fornitrici delle pubbliche amministrazioni. E poi arriva il redditometro. Eh, annuncia appunto eh, il sole 24 ore e nella foto notizia eh, con una bandiera americana e ora più Harley prodotte fuori mh, dagli eh, Stati Uniti. In eh, basso in, timori di escalation sui eh, dazi, borse giù, spread a quota mh, 251, eh, piazza affari mh, mh, perde il 2,44%, trascinata da titoli auto, tecnologici e eh, finanziari. Il fatto eh, quotidiano, anche in questo caso riflessioni del dopo eh, voto, il eh, PD eh, sprofonda in Emilia e Toscana, intanto Renzi fa un programma eh, TV, eh, c'è l'ipotesi eh, scissione nei eh, Dem, dopo la caduta di mh, Siena, Massa e Pisa, i morali andate a destra, il Partito Democratico si prepara al congresso mentre gli ultimi renziani valutano di andare da soli, Zingaretti punta alla segreteria. Poi, le parole eh, di eh, Massimo Cacciari eh, hanno regalato il Movimento 5 Stelle alla Lega, ora leader eh, innocenti sul eh, passato. In taglio eh, medio Salvini, la eh, figuraccia in Libia, niente hotspot, sono illegali, già tramontata l'idea di identificare i migranti eh, prima eh, della eh, partenza. Eh, lasciamo il eh, fatto eh, quotidiano e andiamo sul manifesto eh, che eh, apre con deserto rosso. Eh, Lega, eh, Lega e centrodestra fanno eh, mambassa nelle regioni un tempo rosso. Oggi diventate un deserto. La Toscana frana e eh, acclama gli uomini di Salvini in controtendenza di sud, dove i voti dei 5 Stelle fanno vincere il centro-sinistra, il PD eh, tracolla e precipita verso il congresso. E poi, allora, le parole del vicepremier Salvini in Libia, centri per eh, migranti eh, all'avanguardia, basta eh, retorica eh, sulla eh, tortura. Il messaggero, il quotidiano romano apre così il crollo PD cambia pelle alle città, il centrodestra attrazione lega conquista 10 capoluoghi, uno ai 5 stelle, la sinistra ne perde 11 su 15, terremoto nelle regioni rosse, parte il processo Ridem, patto tra Big per il Ribaltone anti Renzi. Lo sport sotto la testata: calciomercato, pastore, si gode il giallo rosso. Tutte le strade portavano qui, dice il neo giocatore della Roma che arriva dal Paris Saint-Germain. In taglio medio, ecco la foto notizia. Salvini, non risponderemo agli sms, dubbi nel Movimento 5 Stelle sulla linea anti-migranti. Di Maio, Lifeline in Italia ma va sequestrata, Maersk in Porto a eh, Pozzallo. E poi sempre in taglio medio, prof neoassunti, no al trasferimento dopo eh, pochi mesi. L'intervista al ministro Bussetti che dice con i fondi premi eh, per merito anche a, a docenti non eh, di ruolo. E proseguiamo e siamo sulla eh, prima pagina del tempo eh, di partito democratico, questo gioco di parole per commentare il voto eh, di eh, domenica, il voto del turno di ballottaggio, il PD è morto da Zingaretti a Martina fino a Calenda e tutti contro tutti per il K.O. del voto, i Renziani visto si perde anche senza Matteo. Esattamente quattro anni fa erano al 41%. E poi la foto eh, notizia: Salvini stravince e si prende tutto il centrodestra, la Lega al 30% è diventata un partito Stato. Io so io e voi non siete puntini puntini. E poi di spalla Berlusconi torna in campo, Forza Italia all'anno zero, ora eh, rinnovare. Eh, la prima pagina di eh, Libero che apre così anche Macron ha la lebra l'Eliseo si ricopre di ridicolo il Presidente ci aveva dato dei lebrosi perché abbiamo respinto l'Aquarius ma lascia, la deriva una nave di migranti che chiede di sbarcare nei suoi porti facendo dire al suo governo che tocca all'Italia eh, prenderli Salvini in Libia per aprire nuovi campi profughi e riprendersi il paese mh, sottraendolo alla mh, eh, Francia e poi eh, la fotonotizia eh, si con il caro estinto Martina, completa l'opera di Renzi. PD eh, KO da quando i Dem hanno rotto con Berlusconi, non gli è andata bene. Non gli è andata dritta una disfatta in Toscana, nelle Roccaforti Rosse del Nord. Ma loro imperterriti continuano a organizzare eh, pranzi eh, multietnici. In eh, basso, la strategia vinc vincente del leader del Carroccio: la Lega eh, traina il centro-destra, prendendo, ehm, prendendo a schiaffi i. Eh, Grillini. Eh, siamo ora sulla eh, verità. 25 giugno, festa della liberazione dal PD. Ballottaggi devastanti per i democratici, perse quasi tutte le amministrazioni passano al centro centrodestra, attrazione leghista, città, simbolo come Siena, Pisa e Massa. In Emilia i 5 Stelle conquistano Imola. Storditi dalla botta, i vertici eh, chiedono perché, semplice, pensate alla sicurezza dei clandestini anziché a quella dei cittadini. Eh, Renzi eh, poi in taglio medio si fa una trasmissione in tv con Presta e manda sms ai suoi, ai giornalisti dite puntini puntini. In eh, taglio medio, barriere anti-migranti eh, a sud della Libia. Salvini va a Tripoli e propone la sua idea: centri di accoglienza prima che entrino nel paese. Poi attacca ancora le ONG e Macron, che non apre i porti francesi. Sei tu il eh, cattivo, non Orban. E ora eh, l'avvenire. Eh, che apre così un buco nella sabbia, no ai campi eh, profughi, Salvini stringe intese ma niente hotspot in Libia, il vice premier vola a Tripoli la Lifeline con i migranti a bordo chiede aiuto, Parolin sbagliati i porti chiusi eh, oggi Macron da eh, Francesco in taglio medio eh, PD eh, tra K.O. e Liti nel centrodestra, traina eh, la eh, Lega e andiamo a chiudere eh, questa fase con la prima pagina del Mattino ancora riflessioni. Di natura politica, PD ora è incubo estinzione, il centro sinistra perde 10 capoluoghi su 15, patto tra tutte le correnti contro Renzi, congresso subito mossa di calenda, un fronte repubblicano per evitare l'irrilevanza. Berlusconi, Forza Italia, eh, si eh, rinnovi. Poi mh, sotto eh, la eh, testata, ecco qui eh, la cronaca, la cellula dell'ISIS arrivata sui barconi, un arresto a Napoli, la Procura eh, pronto a un eh, attacco. Attentato. e poi la TV del futuro, la guerra delle web TV, Apple sfida Netflix. Ecco cosa vedremo. Possiamo lasciare le testate nazionali e torniamo alle locali. Subito con pagina 2 del centro Abruzzo, il bilancio delle fiamme gialle. Un appalto pubblico su due è irregolare. Guardia di finanza e generale Agnello scoperti più di 300 evasori totali e denunciate per corruzione 162 persone, scoperti 9 milioni e mezzo di contributi illeciti nell'ambito delle indagini sul post-sisma e recuperati 89 milioni di imposte dirette e 57 di IVA non versata. Questi alcuni dei risultati collezionati appunto dalle fiamme gialle, appunto se ne è parlato ieri in occasione della festa della Guardia di Finanza, abbiamo intervistato il generale Agnello, vediamo. 244° anniversario della Fondazione della Guardia di Finanza, generale Agnello, l'occasione e anche quella per fare il punto della situazione per spiegare quello che il corpo della Guardia di Finanza ha fatto negli ultimi 17 mesi nella nostra regione. Una Guardia di Finanza protesa a conseguire gli obiettivi in materia per la tutela delle entrate pubbliche, qualsiasi forma di bilancio sia esso comunitario, erariale, quindi statale, locale, per contrastare tutti i fenomeni di evasione più gravi. E poi il secondo importante obiettivo che è quello di eh, contrastare ogni mala gestione della spesa pubblica, senza dimenticare il nostro grande impegno contro ogni forma di criminalità economica. E inoltre, per chiudere, il nostro obiettivo strutturale, che è quello del mantenimento dell'ordine della sicurezza pubblica, qui a Pescara da qualche mese funziona un ulteriore eh, punto eh, di coordinamento dell'agenzia Frontex, perché anche le coste abruzzesi sono eh, oggetto non tanto di flussi migratori che ancora non si verificano, quanto piuttosto di traffici illeciti e di sbarchi di sostanze stupefacenti provenienti da oltre Adriatico. Generale, le infiltrazioni delle mafie nella nostra regione probabilmente rappresentano la maggiore fonte di preoccupazione anche per la posizione geografica dell'Abruzzo. È così? È vero, l'Abruzzo eh, non è. Terra di eh, nascita delle mafie, ma è terra di radicamento dei loro interessi. Quindi l'andrangheta, la camorra, la Sacra Corona Unita, per quanto riguarda soprattutto il traffico di stufefacenti, vedono che qui in Abruzzo ci possono essere delle fonti di investimento e quindi di riciclaggio di denaro. Ecco che quindi il nostro presidio deve essere costante perché una volta individuate queste fonti le dobbiamo attaccare, prosciugare e togliere alle organizzazioni criminali di oggi, nel giorno in cui si ricorda la fondazione del corpo della Guardia di Finanza, non mancherà un ricordo per la tragedia di Ricopiano. È una tragedia che è ancora immanente, è un monito a cui pensiamo tantissimo perché l'organizzazione dei soccorsi è un'organizzazione complessa, è una macchina molto difficile da avviare, soprattutto in situazioni molto particolari come quelle che si crearono lo scorso mese di gennaio, ma esiste, è efficiente, ne fanno parte tanti organismi dello Stato e ho oggi ricordare le vittime di Ricopiano e anche fornire un tributo a tutti coloro che si prodigarono per salvare vite umane. Pagina 3, ora siamo alle riflessioni post voto ma um, con la lente di ingrandimento sulla nostra regione e qui siamo più in particolare sul fronte eh, centrodestra. Eh, Forza Italia, i candidati rimangono due. Eh, Pagano, tocca a noi, non alla Lega. Gatti sparisce, restano in pole Febbo e Di Primio, scontro finale eh, Martino eh, Di Stefano. Tutto questo anche in riferimento alle dichiarazioni del coordinatore regionale della Lega eh, Bella Gamba, eh, in particolare alla nostra emittente quando aveva ancora una volta eh, chiesto oh, eh, il. Eh, ho chiesto appunto di essere la Lega, il partito di riferimento del candidato governatore del centrodestra. Qui però c'è la replica appunto di Forza Italia con il coordinatore pagano che dice tocca a noi. Fissati gli stati generali a Pescara con Tajani e una delle due tra le ex ministre Caffagna e Gelmini. Per l'evento con i Big del partito viene scelta come data il 14 luglio, l'anniversario della presa della. Bastiglia. Questi alcuni degli scatti dell'incontro che si è tenuto ieri nella. Sede di Forza Italia a pescare in via eh, Raffaello. E poi in basso PD la eh, vittoria Teramana non basta a Rapino. Il segretario esulta, ma tra i commenti al suo comunicato spuntano le critiche e D'Alfonso eh, resta. Eh, proseguiamo e eh, siamo a pagina 11, pagina Abruzzo, lo stato dell'economia. In Abruzzo nascono sette imprese al giorno. Lo mh, rivela uno studio eh, basato su dati Excelsior Leonzio della Lega 99. Il 25% dei neoimprenditori ha usato eh, risorse eh, proprie. Mh, questa tabella eh, riepiloga lo stato delle cose eh, nella nostra eh, regione. Intanto di spalla a eh, Chieti leggiamo 400 amministratori per l'Assemblea eh, Anci Giovani. Eh, Di Maio non ci sarà, al suo posto c'è il sottosegretario 5 eh, Stelle Spadafora con delega alle eh, pari eh, opportunità. E poi in basso ancora mh, Rita eh, Bernardini torna in Abruzzo. L'esponente radicale partecipa a due eh, convegni sulle eh, carceri. Le, eh, ancora eh, pagina Abruzzo, pagina eh, 12, una seconda pagina regionale, dunque le associazioni eh, lanciano cinque eventi: da Ovindoli Experience Summer 2018 alle passeggiate in bici nella natura, non mancano visite eh, culturali e eh, feste eh, country. E poi in basso, rete eh, Trasporti, D'Alfonso sollecita Toninelli. Interrogazione del senatore PD al ministro: la dorsale adriatica va inserita nei corridoi europei. E ora le pagine della cronaca di Pescara, operazione eh, della eh, finanza, pretendevano il pizzo dai commercianti. Cinque arresti, in cella quattro componenti della famiglia Rossoni, una eh, vittima ha eh, pagato eh, 30.000 eh, euro. E poi, Ancora eh, la storia eh, della famiglia Rossoni dalla eh, conversione ai sospetti per il delitto Ceci. Michele, arrestato ieri, eh, si era unito ai neocatecumenali, aveva avviato un'impresa. Il suo nome è balzato alle cronache per l'omicidio del eh, pentito della banda Battestini. Eh, poi ancora lo zio ucciso dentro il bar. Pasquale Rossoni, detto Edmondo, fu ucciso nel 90 in un locale mh, allo stadio. I killer lo sorpresero mentre era al. Bancone, poi ad agosto del 2016 andarono a sparargli contro l'ingresso di casa, conosceva i responsabili che furono arrestati. Avanti ancora, eh, siamo a pagina 16, rapinati 13.000 euro al centro scommesse, Corso Vittorio bandito mascherato e armato di pistola assalto il locale in piena notte e si eh, dilegua con eh, l'incasso. In taglio medio leggiamo Casail, 1.200 pazienti assistiti in nove anni, Giornata Nazionale contro le leucemie le testimonianze di chi ha subito il trapianto di eh, midollo. E poi ancora il caso dei bimbi intossicati a Pescara, e i genitori querelano scandalomenze presentate denunce per lesioni colpose a danno dei piccoli ricoverati per più giorni in ospedale. Avanti ancora, eh, siamo sempre a Pescara, parcheggi estivi, stop all'aumento dei prezzi, Padovano contesta la decisione della Giunta di rincarare le tariffe sulla riviera sud, l'amministrazione continua a penalizzare i eh, balneatori e la eh, maggioranza è eh, divisa. In taglio medio un piano alternativo per salvare le querce, gli ambientalisti presentano un progetto per via delle fornaci, Blasioli sospende il taglio degli alberi. E poi ancora siamo agli eventi, Massimo Ranieri in città per la festa di Sant'Andrea, il cantante ramboletano in concerto l'Arena del Mare la sera del, di lunedì 30 luglio, in vendita a 25 euro i posti a sedere di, di fronte al palco, gratis invece eh, quelli in eh, piedi. E ora la pagina di Montesilvano, la città vuole sicurezza, via libera 52 telecamere, ratificato in prefettura l'accordo con Pescara, Spoltore e Città Sant'Angelo, le parole del sindaco Maragno, altri impianti installati davanti alle scuole e dietro alla Pineta. E poi ancora allarme monossido eh, chiude per lavori la galleria I Pianacci. Nella notte di domani via la manutenzione degli impianti di ventilazione. Le parole dell'assessore Walter Cozzi con l'apertura del ponte andrà eh, meglio. Eh, siamo a eh, Francavilla, Don Rocco lascia Santa Maria Maggiore, vi amerò per sempre, tra 20 giorni il parroco andrà a San Valentino, oggi cerimonia con Forte per eh, l'anniversario eh, dell'ordinazione. Poi ancora mh, siamo in Val Valpescara, San Valentino, il sindaco punta sul centro storico, D'Angelo ha mh, indicato le priorità durante la seduta di insediamento nel Consiglio da difendere e potenziare il presidio ospedaliero destinato a San Valentino alla eh, riabilitazione. Ora le eh, pagine di eh, Chieti, mm, anche in questo caso troviamo alcuni Fatti di cronaca che si sono susseguiti nel giro di poche ore. Banda di ladri assalta ristorante e bar, malviventi incappucciati armati di piede di porco in azione nel circondario, ripresi dalle telecamere. Ora è caccia all'uomo. E poi ancora gioielleria derubata. Si segue la pista dell'est. Vanno avanti le indagini dei carabinieri sul colpo da 10.000 euro a Sarnioro al setaccio il video. E poi ancora, ehm, qui siamo in provincia di Chieti, a Pretoro, la Lazzaroni si trasferisce a Isola, a rischio 100 posti di lavoro, l'azienda raddoppia lo stabilimento nel Terramano, ma chiude il sito ai piedi della Maiella, Sinimberghi della Fly CGL, è impossibile chiedere alle operaie di qui fare 250 chilometri al giorno e poi dolore a Ortona muore nel sonno a 29 anni città in lutto Gaetano Cespa trovato senza vita dal padre lavorava come eh, cameriere e eh, recitava con la eh, compagnia ehm, dell'alba Pagine di Teramo, parla il nuovo sindaco D'Alberto, ricostruzione e trasporti, le mie priorità, monito agli alleati, la città non può oh, sopportare ulteriori litigi, ora si sì, eh, governa e poi sulla scelta degli assessori non ci saranno condizionamenti, nomine in base alle competenze, partecipazione e trasparenza al primo posto, sì all'idea eh, 5 Stelle del eh, baratto eh, amministrativo e poi eh, la resa dei conti nel eh, centrodestra con le eh, parole di Paolo Gatti basta con la politica decisione presa da mesi ci sono mancati 2000 elettori al secondo turno la Lega si è disimpegnata pentito di aver sfiduciato Broccini no semmai eh, di non averlo fatto eh, prima e poi eh, le parole sul fronte eh, PD del commissario Mariani il PD eh, ripartirà dai giovani il mio lavoro è concluso ora ricominciamo da chi non si è defilato per paura di perdere. Eh, le parole poi del governatore D'Alfonso. Non sono sorpreso dall'esito del voto. In D'Alberto c'era l'ambizione di eh, vincere. Eh, poi dal centro alle eh, frazioni passa. Ehm, ehm, passa il ribaltone per D'Alberto, a San Nicolò il candidato del centro-sinistra stacca di 632 voti Morra che era di poco avanti, rimonte del nuovo sindaco anche nei seggi della Zippilli, della Noe Lucidi e mh, alla Gammarana. Nell'altro comune mh, dove c'è stato il ballottaggio Silvi, le parole del neo sindaco Scordella c'era voglia di cambiamento, il nuovo sindaco della Lega spiega così il suo successo elettorale, siamo pronti ad accogliere eh, turisti. E, e visitatori, e poi mh, le parole della candidata dei 5 Stelle che non ha preso parte al eh, ballottaggio, ehm, Simona Stolfi. Determinanti i voti eh, del Movimento 5 Stelle, ma non c'erano eh, accordi. Eh, le pagine dell'Aquila per chiudere questa prima parte di Mattino 6, ancora la cronaca coltellata durante la rissa, arrestato in manette un Aquilano di 24 anni che ha ferito un moldavo all'addome, la vittima faceva da pacere dopo una lite eh, stradale. Poi ancora eh, accecata dalla gelosia, coltella il convivente a Sulmona, il giovane ferito all'addome medicato in ospedale. La polizia ha sequestrato il eh, coltello. E, infine eh, pagina 41: eh, dama della bolla, il comune ci ripensa. Confermata l'abolizione della selezione a scegliere la figura femminile sarà il Comitato eh, Tripode Acceso eh, a eh, Collemaggio. Noi ci fermiamo dunque con la prima parte di mattino 6, ma abbiamo ancora tanto da eh, vedere con il messaggero, con la città, altri servizi del TG6, ora le previsioni del tempo, poi la pubblicità e poi ancora ci ritroviamo. Di nuovo buongiorno, seconda parte di Mattino 6 che riprendiamo con il messaggero Abruzzo. Anche in questo caso ripartiamo dalle riflessioni post voto verso le regionali. Il centrosinistra serra le fila in vista del 2019. Il segretario del PD rapino, il risultato di Teramo dimostra come è possibile ritornare immediatamente competitivi. E poi ancora le parole del governatore D'Alfonso, vedevo stanchezza nel centro a destra far cadere una amministrazione di solito si Paga. E poi la cronaca a Pescara eh, Pizzo sui negozi, scacco al clan Rossoni, una catena di estorsioni e danni di commercianti, porta in carcere il capo, i suoi eh, tre figli e un loro complice, un commerciante massacrato per un mancato pagamento, ha fatto scattare il lavoro di indagine della mh, Guardia di Finanza. Michele al vertice di una famiglia storica è stato sfiorato anche eh, dall'inchiesta sull'uccisione del eh, pentito italo eh, Ceci eh, sono eh, accusati anche mh, del furto di cimeli in casa dell'arbitro di Liberatore, spaccio di droga e eh, lesioni eh, personali e poi la vecchia guardia fa cadere eh, l'ultimo eh, tabù, salta eh, fuori la prova che c'è il racket tra gli eh, interessi della eh, criminalità domestica che rialza la testa. E allora andiamo a vedere il servizio eh, su questi ehm, arresti. Sono state le segnalazioni di alcuni commercianti a novembre del 2017 a scoprire il velo sulle continue vessazioni e richieste di denaro che gli esercenti erano costretti a sopportare a Pescara. Dopo mesi di indagini, i finanzieri della compagnia Pescarese hanno eseguito ieri cinque ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal GIP del Tribunale Adriatico nei confronti di una banda del Pescarese composta da un'intera famiglia, quella dei Rossoni e da Giovanni di Blasio. Per gli arrestati a vario titolo i reati contestati sono estorsione, furto aggravato, spaccio di sostanza stupefacente e lesioni fisiche in continuazione in concorso. L'operazione è stata denominata No Fear perché fa riferimento ai soggetti che hanno subito l'estorsione che inizialmente non avevano il coraggio di denunciarli per iscritto. E poi, diciamo, vedendo l'attività nostra, vedendo che comunque ci, stava, ci eravamo interessati, hanno avuto il coraggio di denunciarli e di consentirci di svolgere una serie. di Attività eh, che poi hanno permesso quindi di arrestare queste cinque persone. I finanzieri, nel corso delle indagini, si sono avvalsi anche delle intercettazioni telefoniche che hanno consentito di ricostruire anche altre situazioni di estorsione. In un caso, al rifiuto di elargire l'ennesima d'azione di denaro, si è passati dalle minacce all'aggressione fisica davanti ai clienti del locale. In un altro caso, un debito di droga si è trasformato in usura con richieste di denaro a carenza mensile che hanno raggiunto i 30.000 euro, richieste che non si sono fermate nemmeno davanti alla denuncia della vittima. Eh, però queste condotte lesive nei confronti di queste persone eh, partono già dal 2013 con una serie di, di, di situazioni tra eh, gli estorsori e chi subiva questi, eh, questi reati. Eh, è una cosa che andava avanti da un po' di tempo e soprattutto queste persone comunque hanno eh, dei precenti specifici nei reati contro il patrimonio. Post-sisma, faro delle fiamme gialle, sospetti su appalti per 28 milioni, milioni ancora gravi criticità dice il generale Flavo, Flavio Agnello alla festa del corpo che rende omaggio ai caduti eh, di eh, Rigopiano. E, e proseguiamo mh, sempre a Pescara, noi eh, svegli fino all'alba per sfornare pane eh, fresco nei laboratori, l'orologio gira al contrario e il ritmo della vita è dettato dalla lievitazione. Un lavoro pesante che riesce a svolgere con il sorriso solo chi, ha, chi lo ha appreso dagli avi, un'arte antica tramandata dalle generazioni ma pronta ad assecondare moda e tendenze. Qui vediamo tanti laboratori in giro per la città di Pescara e alcuni dei loro protagonisti per un lavoro. Insomma, denso di eh, sacrifici con la vita praticamente che fluisce al contrario. E, possiamo mh, proseguire e, mh, ora fare i puntati ancora uh, sulla maturità, uh, Quizzone uh, alle spalle, maturità in discesa. L'odiata terza prova è andata in scena per l'ultima volta nelle superiori. Meno male, dicono in coro i maturandi. Chimica inglese, filosofia al classico, scienze informatica allo scientifico, le materie scelte. Dai professori per le domande. Da domani iniziano le prove orali, studenti alle prese con le tesine, poi si penserà all'università. Eh, Sant'Andrea con Massimo Ranieri, alla festa anche eh, la banda della Marina, una maxi eh, isola sulla eh, riviera la sera del 28 per la concomitanza del concerto di Raffaele eh, Gualazzi. Ci attesa per l'annuncio della barca che guiderà la uh, processione dei... Eh, pescherecci eh, siamo alle pagine eh, aquilane eh, sotto servizi lavori eh, terminati sugli assi principali del eh, centro eh, con via Castello liberate le aree nodali ora i cantieri si spostano su zone defilate si interverrà a lungo su via Cursio difficoltà per una infrastruttura eh, telecom, restano da sciogliere i nodi legati a via ehm, Fortebraccio dove tutto è fermo da alcuni eh, mesi e poi ancora per la mh, Cro che ha preso l'accolteratore e tentato omicidio e un aquilano di 24 anni, il Moldavo, eh, senza le cure repentine, eh, sarebbe eh, morto. E poi ancora eh, Porta Leoni, l'area è ormai una discarica. Bonifica e recupero eh, sembrano eh, giacere nel eh, dimenticatoio a ridosso delle mura eh, civiche, persino motorini abbandonati. Il progetto per il restyling prevede l'abbattimento eh, delle case di proprietà dell'ater e la realizzazione di un suggestivo eh, belvedere. In basso eh, leggiamo eh, alcol e eh, droga eh, e allarme si punta eh, sull'attività. Eh, fisica. Numeri eh, preoccupanti per eh, il eh, ricorso alle cure del SERT. Presentata l'iniziativa eh, Sballati di Sport che si terrà eh, questo pomeriggio al Parco del Castello. Dalle ore 16 alle ore 20. Vediamo il servizio. I dati non sono affatto positivi. Quelli diramati dalla dottoressa Daniela Spaziano, responsabile del CERT e psichiatra. Dilaga il gioco d'azzardo e si diffondono alcol e droga sempre più nei minori. Ma in aumento ci sono anche le dipendenze tecnologiche da smartphone, videogiochi o internet. Nel 2017, 700 le persone in carico al CERT: 251 per alcol, 403 per droga, 46 per il gioco. In aumento i minori, quasi tutti incontrati al CPA del minorile. Per abuso di sostanze, il più giovane ha avuto 16 anni, per la canna, il più anziano, attorno ai 58 anni, la fascia più colpita rimane quella superiore ai 39 anni, ma la fascia di età dai 16 ai 24 è quella più meritevole di attenzione oggi perché hanno chiesto aiuto al CERT 24 nuovi utenti. Si usano anche molti psicofarmaci comprati direttamente da internet, ha detto la dottoressa. Per l'alcol dei 251 in carico, 77 sono i nuovi utenti, il più giovane 17 anni, il più anziano 83, dai 50 ai 59 anni la fascia più colpita. Per il gioco patologico, 46 persone in carico, 16 nuovi utenti, dai 30-34 la fascia più colpita, ma in tanti ancora non si rivolgono al CERT, servirebbero più campagne informative. Il fenomeno però merita attenzione, sono sempre più uomini, meno le donne, ma anche queste aumentano. e Il centro diurno, ha ricordato la dottoressa Zimeri, ci ha richiesto di aiuto anche per genitori, per dipendenza da internet dei figli, recupera e fa riabilitazione, reinserisce anche nel lavoro. Da anni ormai si occupa di adolescenti, sono stati trattati 100. 36 utenti qui. Ragazzi si dà questo invito, sballati di sport piuttosto che di sostanze o di attività illecite che purtroppo dilagano nel nostro territorio. Non soltanto gli abusi di alcol, non soltanto il consumo di sostanze già nei minorenni perché nell'anno 2017 abbiamo visto un aumento di ragazzi minori venire al CERT, anche per le cosiddette droghe leggere, ma soprattutto noi pensiamo che sia un pericolo da tenere sotto controllo il gioco d'azzardo e le nuove dipendenze tecnologiche. E ora le pagine di Chieti, neonato morto. La madre chiede un risarcimento di 2 milioni. Il decesso avvenne in ospedale sei giorni dopo il parto per una infezione fulminante. La donna cita la Asra davanti al tribunale, responsabilità della struttura sanitaria. L'inchiesta penale è stata archiviata, ma ora si apre la causa civile. Il mese prossimo la prima udienza. E poi in basso, indebitato e quasi alla paralisi, l'amaro compleanno del CHAP. La struttura di formazione al traguardo dei 50 anni dalla regione niente eh, soldi. E poi ancora eh, siamo a Lanciano, droga a domicilio, 5 arresti, mi porti un bocconotto, era la frase in codice utilizzata dai consumatori, smantellata un'intera gang, operazione Pony Express secondo i carabinieri, la mente era il lancianese Vincenzo Laforgia, blitz all'alba. Anche in questo caso andiamo a vedere il eh, servizio su questi arresti eh, a Lanciano. Channel. Si chiama Pony Express, l'operazione eseguita dai carabinieri della compagnia di Lanciano che ha arrestato cinque persone, quattro uomini e una donna, con l'accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Per alcuni c'è anche favoreggiamento. Agli arresti sono finiti Vincenzo La Forgia, 50 anni di Lanciano, Nicola Coccia, 43, di San Vito Chietino, Maurizio Lanci, 27 anni di Frisa, Federico Di Sotto, 36 anni di Fossa Cesia e Franco Montebello, 45 anni di Castelfrentano. I cinque si erano divisi. La clientela e consegnavano per la maggior parte dei casi a domicilio le dosi di eroina e cocaina soprattutto, ma anche ascisce e marijuana. Altrimenti davano appuntamento agli assuntori, prevalentemente operai, impiegati e disoccupati, in vari luoghi della città, come in via per Fossacesia, zona Villa Comunale, via del Mare, quartiere Santa Rita, ma anche in pieno centro come Piazza Pace, al ridosso di Corso Trento e Trieste. Per i vari appostamenti i carabinieri si sono improvvisati postini, podisti e anche operai edili. L'operazione, hanno dichiarato in conferenza stampa il comandante della compagnia, il capitano Vincenzo Orlando e il tenente Massimo Canale del Norm, è il risultato di un complesso iter investigativo durato sei mesi. Per gli arresti eseguiti alle 5 del mattino sono stati impiegati 35 militari e una unità cinofila. Le indagini proseguono. Finora sono state accertate responsabilità per oltre 200 cessioni di droga di vario tipo a carico degli indagati, i quali avevano creato una capillare continua e intensa risposta. Di microspaccio itinerante al dettaglio. Oltre 100 sono i tossicodipendenti identificati, 250 grammi la sostanza stupefacente sequestrata pari a circa 1000 dosi, 11.000 euro il provento illecito dello spaccio posto sequestro, 10 persone sono indagate in libertà. E ora le pagine di Teramo del Messaggero d'Alberto sono alla sveglia al PD. Martina, risultato miracoloso: eh, sono eh, 12.205 i voti del neosindaco delle civiche del centro-sinistra e dei Dem, pari al 53,3%. Morra si è fermato a 10.713, quindi il 46,7%, confermando il risultato del 10 giugno. Il governatore D'Alfonso ha detto: Io non sono sorpreso dall'esito del ballottaggio. Le priorità del neosindaco: ricostruzione, eh, fondi per il sociale e eh, TEA. 妈妈、um E poi ancora a eh, Giulianova, elementari, bimbi ancora in esilio, c'è eh, delusione tra i eh, genitori degli alunni di Colleranesco che eh, speravano che i bimbi potessero lasciare la Don Milani, stoppa i lavori il 29 maggio per la necessità di redigere una perizia di variante tecnica e strutturale non eh, prevista. Andiamo ora eh, sulla città, il quotidiano eh, della provincia di Teramo, grande spazio chiaramente al risultato delle eh, elezioni. La proclamazione del nuovo consiglio, la coalizione di Dalberto prefigura un taglionetto alle poltrone, ecco i nomi dei papabili assessori, eccoli qua. Eh, I eh, nomi eh, per un posto in eh, giunta comunale a Teramo, Antonio Filipponi, ehm, eh, Luigi Ponziani eh, e Sara Falini della lista Insieme Possiano. Possiamo, per il PD Maurizio Verna, Marisa Pomanti e poi c'è una eh, Incognita, Valdo Di Bonaventura per Teramo Vive e Maria Cristina Marroni per la lista Teramo 3.0. Queste le previsioni eh, della eh, città. E poi c'è aria eh, di purghe tra le mh, fila del PD. Il commissario Mariani potrebbe rivendicare l'espulsione di chi ha appoggiato eh, Cavallari. E poi ancora con eh, D'Alberto ha trionfato la discontinuità con il passato. Il centrosinistra manda in soffitta il modello Teramo dopo 14 anni di governo nel capoluogo eh, Teramano. Il centrosinistra arretra eh, ovunque, tranne che a Teramo e Brindisi, dove batte il centrodestra. E ad Ancona dove viene confermato il sindaco eh, uscente. E poi ancora... Morra copre eh, Gatti dal fuoco amico eppure eh, parla della caduta di Brucchi come di una eredità eh, difficile eh, da eh, gestire. Ehm, C'è la firma dei eh, Dalmati eh, nella vittoria di D'Alberto. I feudi eh, civici hanno votato eh, D'Alberto la prova del nome nei post sui social e nel ringraziamento eh, dell'area eh, Dem. Qui ci sono alcuni dei post di eh, persone comunque riconducibili all'area di. Di Dalmazio che festeggiano la vittoria eh, di Dalberto. C'è anche un commento di Alexandra Coppola della. Eh, che fa parte del direttivo nazionale del PD i civici di, di Dalmazio hanno votato in blocco contro Morra per azzoppare Gatti nell'urna è riesploso l'eterno confronto tra i due eh, politici e poi eh, le parole del eh, coordinatore regionale eh, di Forza Italia Pagano punto di ripartenza incoraggiante per Forza Italia ehm, da una lettura dunque Pagano eh, tutta sua ai eh, ballottaggi e proseguiamo e siamo ora a pagina 10 dove c'è la cronaca individuati gli autori del pestaggio in via Oberdan a scatenare l'aggressione, sarebbe stato un video pubblicato un anno fa dalla vittima sui social network, durante la colluttazione sono state danneggiate alcune macchine e sfondata la vetrina eh, dell'ufficio eh, Affissioni. Le notizie dalla provincia, maresciallo nei guai anche per concussione, Ivo Angelini, già processo per truffa, avrebbe ottenuto agnelli, formaggi e legna gratis approfittando della divisa. La Procura di Teramo attraverso il PM Rosati ha chiesto l'interdizione dall'arma per il eh, militare. Eh, eh, teramano e poi ancora a Martinsicuro la coppia dello spaccio finisce in manette il marito faceva il palo mentre la moglie confezionava dosi di eroina eh, sotto sequestro sono finiti mezzo chilo di droga e 3.400 euro ritenuti frutto dello eh, spaccio e poi ancora a Giulianova sulle scuole aveva ragione Costantini il sindaco annuncia che il plesso di Coleranesco non riaprirà per settembre la doccia fredda è arrivato dal genio civile e eh, è arrivata dal Genio Civile che ha annunciato tempi lunghi per la eh, variante. Ehm, e ora il risultato di Silvi con Scordella Sindaco: subito al lavoro per far ripartire la nostra città. Il primo cittadino di Silvi prepara i primi interventi per la stagione. Domani la proclamazione eh, ufficiale. Eh, L'affluenza: c'è stato un calo dal 60,83% del primo turno al 51,04% del Secondo turno con la sua vittoria di domenica sera. Andrea Scordella, il primo sindaco leghista eletto in Abruzzo. A festeggiarlo c'era anche l'onorevole Giuseppe Bellachioma, coordinatore regionale del partito della Lega. Ora la pagina dello sport: nessuna fusione con la Stella Azzurra. Il presidente degli Sharks, Norante, interviene per chiarire una volta per tutte i termini dell'accordo tra le società. Rapido sguardo alle prime pagine nazionali delle testate sportive. Ecco qui, um, fare i puntati uh, sull'Inter. Iron, Inter, um, titola appunto la gazzetta dello sport. Il tecnico pensa a una difesa, a una squadra d'acciaio, difesa 3 um, per uomini duri come De Vrij, Miranda uh, e uh, Skriniar, Eccoli qua raffigurati come eh, supereroi e poi sul fronte mondiale CR7 come messi e eh, l'Iran lo eh, grazia. Milan ultimatum di commisso a lì 48 ore per dire eh, sì, e eh, eh, il corriere dello sport oggi è il turno dell'Argentina, gara da dentro o fuori, eh, leo esci eh, su eh, l'Argentina deve battere la Nigeria, ma se l'Islanda vince, puntini puntini. E poi mh, di spalla pastore romano oggi visite mediche e firma per il giocatore argentino che sta per sposare la Roma sotto la testata pazza Inter Ninja la scalda l'estate di Spalletti nuovo assalto a Suso e poi tutto sport che apre con Iguain la verità tutti i retroscena di casa Juve dal rapporto con Allegri alla nostalgia di Sarri alla voglia di eh, Premier poi eh, sotto la testata UEFA altro eh, rinvio Milan Garanzia Gattuso e poi Sabatini, neo dirigente della Sampdoria, una Samp eh, per l'Europa. Questo è il grande eh, sogno. Rapidamente diamo uno sguardo alle pagine sportive di Messaggero e eh, Centro. Ecco il Messaggero, in Prota e Asensio rinforzi dal Genoa sono i primi due mh, calciatori che arriveranno al Pescara, ma si complica l'affare eh, Morosini dal Cagliari, il promettente Caligara, così come Schiavone dal Cesena in eh, crisi. E poi mh, la Serie B eh, sarà molto combat combattuta la prossima Serie B, il commento è dell'ex bomber biancazzurro Fabrizio Camarata che suggerisce il baby Pompetti o allenato Marco è tecnicamente molto dotato. Basket, Roseto non vende il titolo sportivo, il patrono Norante, l'accordo sottoscritto con Roma non prevede in alcun modo questa eventualità. e Poi eh, Kinderiadi, eh, partenza con mille eh, spettatori, le squadre partecipanti hanno invaso il centro di Pescara, oggi i ragazzi di Lanci ehm, saranno protagonisti a eh, eh, Pineto. Diamo uno sguardo anche al eh, centro, alle pagine del centro, pagine dello sport prima di eh, chiudere. Ecco qui: eh, serie B, ehm, le eh, priorità del Pescara, subito due attaccanti. Il club cerca una punta centrale e un esterno offensivo. Petkovic e Merchiori, i primi della lista, ma non sono trattative semplici. Eh, sondaggi per Tutino e Bakayoko, eh, per la serie C, eh, Teramo. Gli occhi della Regina su in uscita anche Barbara. Buti, Amadio e Tulli, ultimo giorno per pagare eh, stipendi e eh, contributi. E Poi ehm, a pagina 53 eh, l'Aquilano eh, Dionisi pronto al salto in bile, indiscrezioni sulle pagelle di fine stagione, pezzo pane, orsini e menicucci destinati a salire in D, fuori eh, De Remigis. Ci fermiamo qui con la rassegna stampa. Di mattino 6 vi ricordo gli appuntamenti con il TG6 e le tre edizioni principali alle ore 14, alle ore 19 e alle ore 23 in regia. Grazie a Silvia Gentile e a Gianluca Fortunato, grazie a voi per la cortese attenzione buona giornata.